Ve la ricordate la bomba? Compatto, grande come un penny. Beh, oggi ci siamo comprati il mini skate, che è una figata. No, non è che mi siano cresciuti i piedi. Abbiamo trovato questa meraviglia per 5 euro, che poi c'era anche lo sconto del 20%, che lo vendono come se fosse una cinata, però è maple, ruote serie, cioè solo queste ruote costano 10 euro, usate, nuove ti costano di più. Track veri, beh, la risposta è ottima. Lo regaliamo a un ragazzino. Questo è uno skate in realtà divertente, cioè ci puoi andare in giro anche tu, però destinazione un bambino di 4 anni, il figlio della fidanzata di Edoardo, che adesso sta comprando un po' di musica. E iniziando con una robina così, 4 anni, puoi fare davvero tanta strada, Questo è in un negozio di usato, di dove lasci le cose in cambio di soldi. C'era lui a 5 euro e un altro che sempre 5 euro, che era una cagata pazzesca, che era cinese con la macchinetta dei cartoni animati. E ogni tanto si trovano questi gioielli e gli ho detto: no Edo, devi prenderlo, ma la verità è che gli ho detto di prenderlo perché lo voglio usare io. Adesso stiamo in giro a dare un po' di flyer, io gli do il mio perché per lui è troppo piccola sta roba e io mi skateo questo qui. Qui c'è Edoardo che fa il video reporter, non lo vediamo da una vita perché stava lavorando turno di notte, mi sento uno sfigato con tutti col telefonino in mano che filmano, siamo col telefonino, ma adesso giriamo la camera. Che destino ha questo skate? Che destino tiene esso? Para un nene di 4 años. ¿Le vas a enseñar a hacer ollie? No, te vendrás tú y enseñarás tú. Abbiamo bisogno di qualcuno che li insegni a ollare, perché noi siamo delle segacce, però adesso ce li skateiamo fin giù. Con la bomba, lui skata solo il carver, ci provi? Provaci, dai! Cioè, guarda cosa sto usando io! Si può pompare con sto cosino qua. Stiamo cercando un hotel, vari hotel, dando un po' di flyer per gli skate tour. Vediamo se siamo fortunati. Io prima li davo solo negli ostelli, ma poi ho visto: oh, ma anche gli hotel di lusso accettano i flyer. Allora glieli diamo, eccoli qua. Come te sientes con ese cosito? La verdad, però, se non te gusta, dillo. È leggerito. E anche questo cosito, mira che funziona, Funziona, sta buono. Un mini skate, che figata, cioè le ruote belle stondate per fare qualche trucco, ma anche morbida, quindi anche una segaccia come me ci va comoda. Ci siamo un attimino persi, la via corretta era un po' più in là. Una zona nuova in Barcellona, ok? Sempre esplora. Barcellona è molto grande, è molto estenso, ok? Así que puoi gastar molto tempo sopra questo esplorando. È molto liscia. Muy, muy, muy suave. Bellino questo posto. Mira. Dentro San Stazione. Sì, da qui, cioè, ci stiamo avvicinando. Proprio il piede, il tail è pronunciatissimo. Quindi se il piede sta qui, il piede proprio tocca il nose, quasi dovrebbe andare sul nose. Piccolo, piccolo. Però è carino, è stabile, ci sta dentro. Bellino questo spot. ¿Se lo conoces? Yo no lo conozco esto, ¿tú lo conoces? No, tampoco. Es muy guapo, ¿eh? Pero con sto skateino non è il caso.
Però col Carver S mola mucho, mira toda esa bajada. Mola nuevo. Questo spot, skate.com, per me. Provate le cose che scopro. Prova a carvear con esto. Pero se puede, te lo juro, yo lo agarro y carreo y pompo como si nada. Eccolo lì, pompando sulla bomba. Il miglior cruiser. Dove vai? No! No, maldito! Sta loco, io non bajo de aquí con esa cosita. Vuelve. Zio. Sì, se puede, però adesso sta muy chiquito, vamos por acá che è mejor. No, che poi scendiamo lì e bisogna risalire, non ho un cazzo di voglia. Bastardo. No, io muoio con questo coso qua. Cioè, speed wobbles, ma assicurato se io vado a tutta bomba. No, Edo, vamo arriva, dale. È una merda qua. Sì, la gravità bisogna usarla a nostro favore, non che ce la scendiamo tutta frenando. Mi ho fatto una fatica per venire qua su, voglio esplorare questo posticino perché qua ci torniamo. È una bellezza. Cioè, guardate, è stupendo. Qui c'è una discesina, vediamo dove va. Che fico, non ci credo. Ci portiamo Ricky. Ci portiamo Vincenzo a caso, verrai. Chi vuole descubrire ora? Fammi sapere che tale, così possiamo regressare con lo Carvers. È figo questo spot, bisogna scoprirlo. Quando vedi uno spot che ti piace, te lo devi esplorare tutto, poi ritorni con la tavola che ti sembra migliore per lo spot. Capito? Questa è la differenza tra un mini skate gioco e un mini skate vero. Ci va sopra una persona adulta. Ora io sto lontano dai 100 kg, ma questo 100 kg te li regge, eh? Dai, con la bomba! Questo è il nome del suo skate, la bomba. Arriviamo all'inframundo. Che guapo! Via un puente in Panama, però sta lì su? Sopra il mare, immagino. Il mare di cada lado. È una figata questo posto. Davvero una figata. Dove tutta la gente normalmente va lì per entrenare, correre, patinare. Vabbè ragazzi, questa era una piccola parentesi. Avete un ragazzino 4-6 anni a cui volete comprare uno skate per provare, non prendetegli un penny. Prendetegli un mini skate, cazzo, un mini skate. Cioè, guardate che figa questa roba. Un mini skate, vero? Assicuratevi che i track siano veri, che le ruote siano vere, che non sia una merdita, una cagatina con track giocattolo di plastica, ruote che non girano. Le ruote sono vere e proprie ruote da street, niente di meno. La tavola bella solida, 7 strati di acero. Comprate sto cazzo di mini skate che è una figata. Noi qua adesso mi appunto a questo spot, prossima tappa per i prossimi tour. Infatti ogni tanto facciamo qualcosa di personalizzato, usciamo fuori dal tour fisso, specialmente se scegliete il tour privato, che poi potete portarmi qualsiasi gruppo, cliccate qua sopra, lo trovate qua. Alla prossima ragazzi.